serie di Win. Tutti i colori della passione. Allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia, l'Albino Leffe ospita il Grosseto nella 37esima giornata del campionato B-Win. In classifica la squadra di Mondonico è sest'ultima con 42 punti, mentre quella di Serena è due lunghezze davanti a quota 44. La prima occasione del match arriva dopo 9 minuti di gioco. Paolo Grossi si invola sulla sinistra e dopo aver percorso tutto il campo palla al piede, entra in area e di sinistro impegna Narciso. La risposta del Grosseto arriva al quarto d'ora di gioco, con questo destro dalla distanza di Defendi, palla sul fondo. Pochi minuti dopo Sforzini si inserisce in area e guadagna un calcio d'angolo calciando di sinistro sul primo palo. Sul successivo corner battuto da Mora, Gianluca Freddi sfiora il secondo palo con una deviazione di testa. Nulla da fare però, si resta sullo 0-0. Al 24esimo Capitan Previtali prova a sbloccare il risultato da fuori area. Collo pieno e traiettoria che scende senza però inquadrare lo specchio. Il primo tempo sostanzialmente vola via così, senza grandi emozioni e con poche occasioni. Ad inizio riprese i ritmi non cambiano e dopo 10 minuti l'Albino si rende pericoloso con Bergamelli e Piccini. I due però si pestano i piedi senza trovare la zampata vincente. Deviazione spettacolare ma troppo fiacca. La risposta ospite è altrettanto flebile. Al 60esimo Sforzini svetta a centro area e mette di testa sopra la traversa. Gioco comunque fermato da Ruini. Passano 3 minuti e Piccini e Tomasig si complicano la vita, ma Immobile non riesce ad approfittarne da posizione defilata. Si resta sullo 0-0. Al 65esimo entra Papavaigo per Immobile e subito ha l'occasione per rendersi pericoloso. La sua incornata ravvicinata però si spegne sul fondo. Il Grosseto sblocca il risultato al 69esimo con questo splendido gol di Gaetano Caridi. Tiro dal limite che si insacca a fil di palo. A 20 minuti dalla fine, quindi, ospiti in vantaggio 1-0. Dal replay basso notiamo la deviazione decisiva di Piccini. La reazione dei bergamaschi è affidata a Previtali, che dai 25 metri impegna il portiere del Grosseto. Nell'ultima azione della partita l'Albino trova il gol del pareggio con Regonesi che su punizione batte Narciso. Finisce qui Albino Leffe 1, Grosseto 1.